whoever thou art, stay away. Soon, I will be consumed by them, by the dark. All of you, forgive me, for I have availed you nothing. La leggenda di Artorias è una delle storie più belle di Dark Souls e per raccontarvela nel migliore dei modi affronteremo parti importanti della lore di questo titolo. Siete pronti ad un viaggio nell'abisso? Lord Gwyn poteva contare su un vasto numero di cavalieri, ma soltanto 4 di essi si distinguevano sopra tutti gli altri. Ornstein, l'ammazzadraghi, rappresentato con il simbolo del leone, era il capo delle guardie reali, con l'eterno compito di proteggere la Norlondo. Gou, l'occhio di falco, rappresentato con il simbolo del falco, era un possente arciere che combatté contro i draghi grazie al suo arco gigante. Kiran, la lama dei lord, rappresentata con il simbolo della vespa, era un'abile assassina che uccideva nell'ombra per il suo signore Lord Gwyn. Artorias, il camminatore dell'abisso, rappresentato con il simbolo del lupo, era il cavaliere più forte di Gwyn e si occupava di combattere contro i suoi peggiori nemici. Consapevole che l'era del fuoco prima o poi sarebbe giunta al termine, Gwyn iniziò a modificare il mondo in suo favore e nulla lo spaventava di più dell'oscurità. Così il re di Anorlondo si mostrò benevolo verso la stirpe del nano furtivo, progenitore dell'umanità, donandogli il dominio sulla città d'Anelli, città fortificata posta alla fine del mondo. Il nano aveva trovato nei pressi della prima fiamma l'anima oscura, che l'aveva reso a tutti gli effetti uno dei quattro lord, ma il suo potere, più che dalle fiamme, derivava dall'oscurità ed il suo dominio sul mondo sarebbe dovuto venire dopo l'era del fuoco. Nell'oscurità non esistono le ombre. Ma più grande la luce, più oscure saranno le ombre. Come avete potuto ben capire, l'agire di Gwyn non era affatto benevolo. Le mura delle città d'Anelli non avevano il compito di proteggere la stirpe dei nani, ma di intrappolarla al loro interno. Anche la discendenza dei nani, ossia gli esseri umani, era ben tenuta sotto controllo da Gwyn e la sua stirpe, i quali venivano venerati come divinità. Un esempio di tale controllo sono i quattro re di Petit Londo, che ricevettero un frammento dell'anima dello stesso Gwyn per far sì che potessero prosperare. Anche qui si trattò di un altro inganno necessario al consolidamento del potere del re di Anorlondo sul mondo. Tuttavia, gli esseri umani, in quanto originati dall'oscurità, non sarebbero mai potuti diventare parte integrante del mondo radioso desiderato dagli dèi. E fu così che, mossi dai più primordiali desideri, i quattro re iniziarono ad essere insofferenti verso l'ordine del mondo e Petit Londo divenì il focolaio del più grande terrore di Lord Gwyn, l'abisso. L'abisso sembra essere il risultato di un'umanità sfrenata ed incontrollata che si espande e ingoia persone e luoghi, corrompendoli. L'oscurità dell'abisso e il suo diffondersi a macchia d'olio nella città di Petit Londo portò gli dèi ad agire direttamente sulla questione inviando il cavaliere Artorias, armato di un possente spadone, protetto da uno scudo divino e accompagnato da Sif, un lupo addestrato nel combattimento. Artorias combatté i Wrath Oscuri generati dall'abisso. Grazie ad un patto con i mostri dell'abisso, il cavaliere poté discendere in esso per sfidare i Wrath nella loro stessa dimora. Tuttavia, Gwyn aveva sottovalutato la resilienza dell'abisso ed infine il suo diffondersi fu fermato soltanto sacrificando l'intera città e tutti i suoi abitanti. The dark wraiths are the enemies of man and any living thing that has a soul. They were born in New Londo and that is where they perished. The entire city was sacrificed to contain them, for that is how great a threat they were. La tragedia di Petit Londo, purtroppo, non era che l'inizio ed il vero collasso si ebbe in Ulasil, città delle stregonerie della luce. Ulasil, per via della tipologia della sua magia, era molto cara agli dèi e per questo poté crescere e prosperare. Tuttavia, nelle profondità della città si nascondeva un oscuro segreto. Manus,
Uno dei nani era stato ucciso e posto a riposare lontano dalla luce del sole. Non abbiamo notizie sulle circostanze della sua morte, tuttavia quel che sappiamo è che egli è descritto come un uomo primitivo. Infatti, l'ispirazione dietro questo nome deriva da Manu, che nella religione induista è molto simile ad Adam ed Eva, ossia il progenitore dell'umanità. Immaginate quando gli abitanti di Ulasil, grandi studiosi delle arti magiche, seppero che nelle profondità della città giaceva il corpo di un essere umano primordiale. La tentazione deve essere stata troppo grande per poter resistere. Believe it or not, Ulasil has brought the abyss upon itself, fooled by that toothy serpent. They upturned the grave of primeval man and incited his ornery wrath. What could they have been thinking? L'agire sconsiderato degli studiosi di Ulasil ridestò Manus, che rifiutò la morte ed era quanto di più lontano possibile dalla pace. La sua umanità divenì instabile e, spinta da una frenesia primordiale, portò Manus ad essere il padre di un nuovo temibile abisso. An abyss was begat of the ancient beast and threatens to swallow the whole of Ulasil. La città di Ulasil venne avvolta nell'oscurità, i suoi abitanti iniziarono a mutare, cedendo alla parte peggiore dell'umanità. Con i suoi poteri, Manus riuscì a piegare spazio e tempo per raggiungere un oggetto a lui caro, un pendente risalente ad un'epoca molto antica. Tuttavia, per errore, l'uomo primordiale afferrerà Dusk, principessa di Ulasil. I still think on that creature from the abyss that preyed upon me. My faculties were far from lucid. But I quite clearly sensed certain emotions. A wrenching nostalgia, a lost joy, an object of obsession, and a sincere hope to reclaim it. Could these thoughts belong to the beast from the abyss? But if that were true, then perhaps it is no beast after all. Gwyn, intimorito da quanto stava accadendo in Ulasil, decise di inviare Artorias nella città per sconfiggere Manus e salvare Dusk. Il cavaliere discese coraggiosamente lungo le strade della città, combattendo contro le corruzioni dell'abisso, fino a giungere nel baratro oscuro, faccia a faccia con Manus. Il potere dell'uomo primitivo era tutt'altra cosa rispetto a quelli di Wrath, e Artorias fu sconfitto. Con un braccio rotto, il cavaliere non poteva più portare il suo scudo, e quindi lo utilizzò per lanciare una barriera protettiva sul suo compagno Sif. Infine, Artorias venne circondato dall'oscurità e venne sopraffatto dall'abisso. All of you, forgive me. Knight Artorias came to stop this, but such a hero has nary a murmur of dark. Without doubt he will be swallowed by the abyss, overcome by its utter blackness. Indeed, the abyss may be unstoppable. Senza Artorias, tutto sembrava ormai perduto, fin tanto che Manus attirerà nel passato il non morto prescelto. Sarà infatti il giocatore a combattere contro la creatura dell'abisso e porre fine alla sua dolorosa esistenza, salvando la principessa Dusk. Tuttavia, Manus non era l'unica corruzione dell'abisso che il giocatore troverà durante il suo cammino. Artorias stesso era uno di queste, e starà a noi porre fine alla sua triste esistenza. Si sa, le leggende possono nascere solo dopo la morte della persona al centro di esse, e dopo la scomparsa del vero eroe di Ulasil in quanto tornato al suo tempo, solo Artorias poteva raccogliere il merito di tale impresa, aver sconfitto Manus, il padre dell'abisso, e salvato la principessa di Ulasil. Ovviamente si tratta di una menzogna. Long ago, in my homeland of Ulasil, I was beset by a creature from the abyss. I would have perished then, were it not for the great knight Artorias. In truth, I saw little of what transpired, for mine senses were already fled. But even still, there was something about Artorias, a certain balance of the humors that quite perfectly fits your semblance. Heavens, could it be that? E secoli dopo, nel cuore di una foresta perduta, Alvina dirà il vero.
The legend of Artorias are none but a fabrication. Traversing the dark? Tis but a fairy tale. Have thine own respect. Go not yonder knocking for nothing, I say. Solo i commilitoni di Artorias conoscono la verità, verità che porteranno nella tomba. La stessa Kiran, che si pensa possa aver avuto una relazione sentimentale con il cavaliere, si occuperà di nascondere la verità e il suo corpo potrà essere ritrovato dopo secoli vicino alla tomba del suo amato Artorias. Stesso vale per Sif, di cui possiamo soltanto immaginare lo stato d'animo, quando si troverà a combattere contro la persona che l'ha salvato indietro nel tempo, quando ancora era giovane. Il compito di Sif è di proteggere il patto di Artorias, quello del giocatore di ottenere tale patto per sconfiggere i quattro re. Uno dei due dovrà necessariamente soccombere all'altro. La leggenda di Artorias continuerà ad ispirare schiere di cavalieri e avventurieri che nel corso del tempo si troveranno a fronteggiare l'oscurità. Forse alcune storie è bene che rimangano tali, ed il fatto che non sia rimasto nessuno a poter dire la verità non farà altro che far vivere la leggenda del camminatore dell'abisso fino alla fine dei tempi. Se ti è piaciuto questo video, supportami iscrivendoti al mio canale e lasciando un mi piace.